Allora passo al nostro collegamento, do il benvenuto ad Andrea Cainarca dell'associazione Oklahoma. Andrea Cainarca ci parlerà infatti dell'iniziativa Brugole e Fornelli, un progetto che mira a far sperimentare al quartiere Gratosoglio un modello educativo e di integrazione che passa attraverso attività laboratoriali. Buonasera Andrea, grazie per essere con noi. Buonasera a tutti. E come ha già detto nella presentazione, Comunità Oklahoma lavora ormai da 40 anni con minori in difficoltà, ragazzi tra i 14 e i 18 anni che vengono, in un determinato momento della loro vita non possono stare in famiglia e quindi vengono collocati presso la nostra struttura. Quindi i ragazzi possono arrivare per motivi diversi, principalmente tre: minori stranieri non accompagnati, minori allontanati dalla famiglia a seguito di aggressività agite o di aggressività subite, e minori con esperienza di penale, quindi minori che hanno commesso un reato e vengono collocati presso di noi. Che cos'è Brugole Fornelli? Brugole Fornelli è un progetto che nel 2021, 2022, quindi da settembre 2021 a luglio 2022, possiamo portare avanti grazie al contributo dell'Otto per Mille della Chiesa Valdese, che appunto ci finanzia questa esperienza che gira intorno a due laboratori e cinque che sono attivi in comunità Oklahoma per i propri minori e per altre esperienze giovanili di quartiere, diciamo. Brugole Fornelli si riferisce al laboratorio della cucina di Albert, un laboratorio di cucina dove una nostra educatrice insieme ad uno staff di volontari accompagna dai 4 ai 6 ragazzi in un'esperienza di appunto di presa possesso dei fornelli, diciamo così. È un laboratorio educativo, è un laboratorio che mira a prepararli a poter sperimentare poi domani nel mondo del lavoro l'esperienza della cucina. E quindi tenta già di dargli i primi strumenti di autonomia, perché è molto importante, i minori con i quali lavoriamo sono minori che poi vanno verso l'autonomia. Se pensiamo ai minori stranieri non accompagnati, a 18 anni devono uscire dalla comunità e devono vivere in autonomia all'esterno della società, e anche attraverso l'esperienza dei laboratori possiamo fare questo. Quindi i fornelli sono quelli del laboratorio di Albert. Mi piace raccontare un momento del laboratorio di Albert che interessa a ciascun partecipante. Un giorno particolare di questo laboratorio è dedicato alla cucina di casa, dove i ragazzi si sperimentano su quello che è un piatto di casa. E allora abbiamo il ragazzo che ci viene a portare il piatto del suo paese, dell'Egitto piuttosto che dell'Albania, il ragazzo che ci viene a portare il piatto della sua regione, dalla Calabria, piuttosto che il ragazzo che sta 3 ore in videoconferenza con la mamma dal Bangladesh, magari con orari nettamente diversi, per poter riprodurre e far assaggiare i compagni di laboratorio e gli educatori questa esperienza. Invece le brugole ovviamente non si riferiscono alla cucina, le brugole raccontano quella che è l'esperienza del nostro ciclo officina. All'interno della comunità abbiamo un laboratorio di ciclo officina, un laboratorio attivo ormai dal 2008, è un laboratorio dove raccogliamo tutte le bici dismesse che ci vengono regalate, donate, e attraverso l'opera degli educatori, di Marco, il nostro super volontario sulla cicloufficina, e i ragazzi che facciano questo laboratorio, si tirano fuori biciclette a nuova vita, biciclette ridate al quartiere. E dicevo che tutto questo è possibile grazie al contributo che ci viene dall'esterno, grazie al contributo di chi crede nell'opera che facciamo, e in questo caso appunto all'Otto per Mille della Chiesa Valdese, che ci ha permesso di coprire i costi di questi due laboratori da settembre 2021 fino a luglio 2022. Proprio giovedì si concluderà tutto questo con la festa dell'Orto, che è una festa particolare per noi perché è la festa dove si chiude un modulo, dove si chiude il modulo che va da gennaio a luglio, e dove consegneremo i diplomi per i ragazzi che hanno partecipato alla parte dei fornelli, quindi alla parte di Albert, e alla parte delle brugole con la cicloficina. Beh, direi Andrea un vero esempio di cittadinanza attiva, perché date molto a questi ragazzi una vera e propria preparazione alla vita che li aspetta. Assolutamente sì, ci tocca nel senso che è quello che dobbiamo fare con questo ragazzo, quindi creargli delle opportunità nel piccolo e nel grande, quindi opportunità che possono essere la frequentazione della scuola, piuttosto che poi l'inserimento lavorativo, ma anche esperienza nel piccolo, quindi come laboratorio di cucina, laboratorio di biciclette ti può insegnare intanto a sperimentare con la puntualità, con il rapporto con chi sta insegnando qualcosa, con l'approccio agli strumenti che usi, quindi sono tutte opportunità che poi consentono di costruire quella valigia che accompagnerà il ragazzo quando lascerà la comunità e si, diciamo, e si butterà a capofitto nella nuova avventura che è la vita in autonomia.
Grazie Andrea, è stata una vera, bella, interessante presentazione. Allora, grazie a te, ma grazie soprattutto all'Associazione Oklahoma per la cittadinanza attiva che ci dimostrate, che ci hai portato qui questa sera. Ti ringrazio, buona serata e buona festa giovedì. Grazie mille. Se qualcuno volesse avere informazioni può andare sul nostro sito www.oklahoma.it. Grazie e buona serata a tutti. Grazie, buona serata.